Zeus, il signore di tutti gli dèi, era solito avere l'abitudine di scendere sulla terra e mettere alla prova l'ospitalità degli uomini. Era una divinità gloriosa, naturalmente, temuta e rispettata. Per questo era accolto secondo la tradizione ovunque andasse. Un giorno, però, si chiese come sarebbe stato accolto se non avesse rivelato la sua vera identità. Assieme a suo figlio Hermes, il dio discese sulla terra travestito da vagabondo. Vagando per la regione della Frigia, si imbatterono in una bellissima casa e decisero di bussare alla porta. «Cosa volete, vagabondi? Vorremmo solo qualcosa da mangiare e un posto dove dormire». «Sparite! Questo non è un albergo!» Zeus trattenne la sua rabbia e se ne andò. Più avanti trovarono un'altra casa, in cui sembrava starsi svolgendo una festa. Il duo si avvicinò al padrone di casa. «Per favore, dateci da bere per placare la nostra sete. Non vedete che oggi è il matrimonio di mia figlia? Cosa penserebbero gli ospiti vedendo due straccioni in casa mia?» Zeus stava per incenerire l'uomo con una delle sue saette, ma Hermes lo placò. Il signore degli dèi e suo figlio andarono a bussare ad altre porte nel vicinato, ma non ricevettero nient'altro che insulti. Stanchi e delusi, decisero di fare un ultimo tentativo e bussarono alla porta di una piccola catapecchia cadente. Furono accolti da un'anziana coppia, Filemone e Bauci. Questi, notando le facce smunte dei due, li invitarono subito ad entrare e a riposarsi un po'. La casa era modesta e mostrava chiaramente la povertà dei due coniugi. Ma questo non impedì alla signora di offrire ai suoi ospiti quel poco che aveva. Servì una zuppa e del pane, mentre il marito riempiva i bicchieri degli ospiti con una bevanda artigianale che aveva fatto lui stesso. Ma la bottiglia era quasi vuota, così Filemone decise di dare tutta la bevanda ai due sconosciuti. «Mi dispiace non potervi offrire di più. Non abbiamo molte ricchezze». Zeus schioccò le dita e la bottiglia si riempì di nuovo. Sbalordito, Filemone notò finalmente di essere faccia a faccia con il dio dell'universo. Dopo aver goduto dell'ospitalità della coppia, Zeus li invitò a seguirlo sulla cima di una collina e chiese loro se volessero qualcosa in cambio. «Ah, signore, siamo stati innamorati fin dalla giovinezza e vorremmo lasciare questo mondo insieme quando sarà la nostra ora. Nessuno di noi vuole sopravvivere all'altro». «E così sia». Zeus invocò una grande tempesta che allagò l'intera città, punendo chiunque gli avesse rifiutato ospitalità. Anche la casa dell'anziana coppia fu distrutta. Al suo posto, Zeus eresse un bellissimo tempio di marmo. «Da ora in avanti sarete miei sacerdoti in questo tempio a me consacrato e rimarrete insieme fino alla fine dei vostri giorni». Filemone e Bauci continuarono a vivere insieme per molti anni, finché un giorno arrivò il loro tempo. Stavano passeggiando mano nella mano nei giardini del tempio quando iniziarono a trasformarsi in due magnifici alberi, le cui radici si intrecciarono tra loro. Filemone pronunciò le sue ultime parole. «Buon viaggio, amore mio».